chiamate e che ruolo avete nella band? Io sono Alberto e sono anche Regno, perché Regno è il mio progetto solista e sono alla voce. Live, in studio, sono tutti gli strumenti. Ah, io sono Samuele e, come dici tu, sono il responsabile della stazione spaziale. Del sound system. Del sound system di Regno, ovvero tutte le sequenze, i sintetizzatori e, diciamo, la magia. Questo segreto che nessuno capisce mai. Ok, io sono Mene, sono batterista e al pad elettronico di Regno. Sono con loro da giugno, probabilmente. Io sono Davide, suono la chitarra per Regno e per tutto, per Alberto in generale. Se ha bisogno di una chitarra io gliela do. Suono le sue, però la suono io. E io sono Emanuele e suono il basso. Come e quando vi siete conosciuti o si è formata la band? Ok, allora, il progetto Regno nasce in realtà molto indietro nel tempo, penso inizio anni 2010-2011, in cui cominciavo a sperimentare con computer, robe. Però seriamente è tipo un annetto, cos'è, un anno più o meno. E praticamente mi sono portato per questo progetto Emanuele, che era il bassista già della mia vecchia band, i John Boy Walker, e poi ho Samuele e Davide che mi seguono perché sono i miei compagni di conservatorio, e poi amici anche loro da sempre, quindi me li sono portati dietro nel progetto perché mi aiutano in tutte le cose. E Mene invece suona la batteria per un mio altro progetto che esatto. Si chiama Ligio Tori, che fa tutta un'altra roba. E ha voluto fortemente suonare la batteria dopo che ha sentito le nostre canzoni, e allora ha detto: vabbè, dai, vieni. Dai, e facciamogli fare sta cosa, va, sto volaccio. Sì, ha detto brevi, ma non siamo brevi. Di dove siete? Allora, noi siamo, vabbè. Io sono di Pollenzo ed è una cosa a cui tengo che venga sottolineata, non sono mai di Bra, sono di Pollenzo. Poi io sono di Pocapaglia, che è sempre vicino. E due Pocapaglia. Due di Pocapaglia. Io sono di Bra per davvero. E io di Fossano. E lui è quello che viene da più lontano, sì. Praticamente. Quanto il territorio in cui siete nati, cresciuti, ha influito sul vostro gruppo, su quello che fate? Diciamo che ha influito sul fatto che noi abbiamo sempre voluto fare i bastian contrari, non fare mai le cose che andavano nel nostro territorio. Quindi se nella provincia va tanto rock duro, noi abbiamo detto no, noi elettronica, indie pop, synth, tutte queste cose qua, e quindi siamo buttati sull'altra sponda, diciamo. Mi raccontate molto brevemente la storia del vostro gruppo? Vabbè, in realtà è recentissimo, perché noi come band esistiamo da pochissimo tempo, nemmeno un anno credo, no, a livello di band, un anno. Sì, perché appunto io avevo questo progetto che si chiamava John Boy Walker, che come tutte le band hanno un ciclo vitale, nascono e poi purtroppo finiscono, e quindi mi ero ritrovato così con le mani in mano senza sapere cosa fare. Poi questi due, Samuele e Davide, fanno: ma perché non ti butti a queste canzoni elettroniche che ci piacciono, perché non le trasformiamo in una roba da suonare live? E niente, poi da cosa nasce cosa, abbiamo preso tutti, cioè ho arruolato tutta la banda e adesso siamo qua. Avete già delle pubblicazioni in attivo, qualcosa che avete già messo magari online? Allora, non ci crederai. Sì, esatto. Allora abbiamo, vabbè, il mio primo EP del 2020 è stato reversibile di ridotta, stato prontamente reversibile di ridotta attività, che sarebbe la definizione di sonno, che è il nostro primo EP, e stasera proprio, 25, ieri sera quindi, 25 novembre è uscito il nostro nuovo singolo Tropicalia, che poi annuncerà poi altri nuovi singoli che usciranno nei prossimi mesi. Cosa vuol dire per te amare? Poi un giorno tornerò piangendo, chiedendomi che cosa hai fatto male. Io ti prometto che non sta finendo, sei la forza per poterti rialzare. E non mi chiami per guardarmi e penso.
Mi raccontate l'origine del vostro nome? Ok. Che fa anche ridere questo. Sapevi che sarebbe arrivato. Speravo che non me la chiedessi. Perché uno pensa regno, dice chissà cos'è, una roba mega reazionaria, in realtà no. Assolutamente no, nasce dalla mia altra passione, che ovviamente vabbè, è comune a moltissimi ragazzi, che è i videogiochi. Io, essendo figlio degli anni 90, ero amante di un videogioco che si chiamava Dino Crisis, in cui la protagonista si chiamava Regina. Io ho detto, ah, voglio dare un tributo a questa protagonista, però non posso chiamarmi Regino. Allora mi chiamo Regno, cado la I, infatti la I è il trattino basso che è caduto dopo il nostro nome, perché in realtà il nome completo nostro è Regno con trattino basso, che sta a simboleggiare questa I caduta. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Principalmente direi, i Tame Impala ci piacciono un sacco e penso che un po' si senta nel nostro sound. Poi vabbè, ultimamente appunto queste nostre produzioni sono state ispirate tanto dai New Guinea e da L'Imperatrice, non smetterò mai di dirlo, che è la mia band che mi ha cambiato la vita. L'ho sentita a Miami quest'anno, mi ha cambiato la vita. Non so più, tutta la roba elettronica in realtà, dai Justice, Daft Punk, Jungle, che ci piacciono un sacco. Mi collego allora a questa domanda e vi chiedo, che cosa vi spinge a fare musica? Almeno io parlo dal mio punto di vista, mi spinge, penso, vabbè, soprattutto la noia. La noia. La noia della provincia. Sì, il fatto che praticamente non c'è mai niente da fare, allora ti crei tu qualcosa da fare, ti crei l'evento, fai tutto. Che cos'è per voi la musica? Vabbè, posso usare quella, la definizione che è musica tutto ciò che ascolti con la volontà di ascoltare, che senti con la volontà di ascoltare. Che non mi ricordo più chi l'aveva detto. Era Luciano Veri. Sì, che quello direi che è la definizione esatta. Sì, se tu vuoi che sia musica, allora sarà musica. Sì, esatto. Come avviene di solito la creazione dei vostri pezzi, il flusso creativo che sta dietro la nascita dei vostri brani? Beh, praticamente, vabbè, i testi di Regno sono anche abbastanza... Vabbè, poi chi avrà voglia li approfondirà ascoltandoli. Comunque, le canzoni di Regno nascono semplicemente con delle sorte di jam session individuali al computer, in cui comincio a suonare, creo loop, faccio cose, poi comincio a cantarci sopra delle parole a caso in italiano, che poi diventano i testi in realtà effettivi delle canzoni, perché comunque sono robe che più o meno hanno un senso. E vi fate affiancare da produttori, arrangiatori, o fate tutto tra di voi, diciamo? No, facciamo tutto tra di noi. Allora ti chiedo, visto che hai parlato dei testi delle tue canzoni, quanto sono importanti i testi delle vostre canzoni? Volete mandare messaggi tramite le vostre canzoni oppure no? Allora, i testi sono importanti, ma nel senso che noi trattiamo la voce come un altro strumento. Infatti la effettiamo anche abbastanza, proprio perché si amalgami bene con il resto della band. Beh, in realtà no, noi esprimiamo il nostro... come si dice? Non è proprio un disagio, è la depressione che proviamo nella vita di tutti i giorni. È noia della provincia. Beh, in realtà sì, più che altro i nostri testi parlano sempre della tipa che ti lascia e quanto stai male a essere single, fa schifo. Però detto bene. Adesso sembra un gadante. Questo mi piacerebbe fosse proprio il titolo dell'intervista, la noia della provincia.
Qual è il vostro rapporto con il palco? Vi piace? Vi mette in ansia? Io mi cago sempre addosso. Io anche. È onesto. Io proprio sì, nel senso, prima di salire sul palco... Prima, poi dopo. Cioè, poi in realtà... Preferirei quasi essere fucilato, mi sento. Io ho fatto 5 anni di teatro e mi sento a casa. Quando sono però poi sì, sul sempre. Palco... Sì, quando sei sempre lì, a casa. E l'ho sempre amato, sempre mi ha sempre attratto, anche da più piccolo. La voglia di suonare è sempre comunque molto più alta dell'ansia che può esserci, piuttosto che delle preoccupazioni. Vi piace di più l'ambiente un po' più intimo magari della sala prove in cui provate, oppure il momento in cui salite sul palco? Sul palco è un'altra emozione. A me sul palco. Però è anche bello, lo so. La sala prove è più divertente. Sono due cose diverse. Sono due cose diverse. La sala prove è più divertente, però sul palco c'è la risposta del pubblico, c'è... vedi messi a frutto tutti i tuoi sforzi che hai fatto in sala prove. Qual è stato il locale, il posto in cui avete suonato che vi è piaciuto di più, che vi ha emozionato di più? Questo qua, questo è il prossimo. Sì, è il tuo disco migliore, il prossimo. Sì. Cosa non può assolutamente mancare durante un vostro live? La birra. Gli occhiali da sole. Sì, gli occhiali da sole. Questa è una domanda magari un po' più personale. Avete magari dei riti, delle scaramanzie che fate prima di salire sul palco? Beh, in realtà vabbè, io ci sono la roba, non mi dovete cagare il cazzo. Lasciatemi in pace. Lasciatemi in pace. Quella è la mia roba principale. Una volta la pipì, poi... Sì, fumare, in realtà abbiamo un sacco di sigarette. E vediamo sì, anche sì. Tanto, io sempre... No, però riti particolari no. Anche, non possiamo permetterceli ancora. Quando avremo qualcuno che monterà la roba per noi, avremo tempo da perdere, potremo stare in camerino a bruciare incenso e tirare zucchero a velo. Però adesso no. Specialmente sotto Natale. Sì. Per quanto riguarda invece l'aspetto più visivo dei vostri live, quindi magari l'abbigliamento, le visual, il modo che avete di stare sul palco, è un aspetto a cui date importanza? No, in realtà diamo molta importanza anche alla parte estetica dei nostri live. Ci stiamo ancora lavorando, perché ovviamente siamo un progetto giovane, però cerchiamo di riportare l'estetica anni 80 dei nostri... di un certo tipo di anni 80, ovviamente, quelli un po' più disco... Però della televisione. Sì, non scadendo nel cosplay, nel senso che ci mettiamo le tutine, queste cose, magari proprio cosplay. Che strumenti utilizzate? In che senso? Avete magari qualche strumento, strumentazione particolare, qualcosa a cui siete particolarmente affezionati o... Vabbè. Abbiamo solo computer. I due computer che sono proprio il fulcro del nostro... Sì, il motore. È vero, lo chiamiamo spesso il motore. Che proprio se manca quello muore un po' il nostro progetto, purtroppo ha questa fragilità. E... Vabbè, le chitarre che costano poco. Le chitarre che costano poco ci piacciono. Non siamo fanatici delle chitarrone basonate da migliaia di euro. Che tanto non avremmo. Esatto, perché ci siamo poveri come merda. Ma quello è tipo la volpe che non arriva al lupo, quelle cose. Poi il giorno che lo useremo cambieremo idea. Sì, probabilmente sì. Grazie Gibson per questo modo. Come affrontate, come gestite un po'... magari, non dico magari un tour, ma comunque il fatto di dover conciliare magari diversi concerti in un certo periodo, come vivete un po' questa vita, diciamo? Non abbiamo mai avuto periodi dove avevamo tantissimi concerti concentrati. In realtà da quando è partito il progetto ne abbiamo già fatti abbastanza. Sì, però sono solo 5 mesi che suoniamo. Che suoniamo live, ma avremmo fatti più o meno uno al mese. Però di base è una valvola di sfogo, che è comunque una cosa che viene presa con un certo tipo di professionalità nei limiti del possibile. Sì, siamo molto organizzati. C'è organizzazione, c'è soprattutto volontà di, nei limiti, appunto, piegare i propri impegni a favore di concerti piuttosto che prove. Siamo tutti comunque molto investiti nel progetto. Rispetto a questi ultimi 2 anni di chiusura, di lockdown, come avete vissuto questo momento un po' di stagnazione per quanto riguarda anche le serate, la musica? Nel senso, è stato un periodo comunque in cui siete riusciti a fare roba, oppure c'è stato un rallentamento? Come l'avete vissuto un po'?
direi notevole rallentamento. Sì. Per il primo anno, almeno sì, per l'intero 2020 e parte di 2021, sì, direi. Sì, anche perché poi il lockdown proprio coincide con la fine del mio vecchio progetto. E quindi col momento di noia in cui poi è tutto nato, esatto, questo nuovo progetto. Sì, esatto, anche per me è una ventata d'aria fresca, perché ci sono stati proprio 2 anni di vuoto, di un buco nero dove non ho più suonato quasi, e quindi... Sì, sono persi pure i riferimenti temporali, esatto, ne parlavamo prima, che non ci ricordiamo più quando è successa una cosa, perché dal 2020 al 2022, sì, sì, diciamo, inizio 2022, lì è tutto un marasma confuso di roba che... Però il 2021 comunque ha visto la sua fetta di lavori in studio. Sì, sì. Il brano che è uscito ieri l'abbiamo registrato estate 2021. Estate 2021, sì, quindi più di un anno fa. Come vi vedete tra 5 anni? Bella domanda. È tutta tua questa. Devo dirla proprio ignorante. Ignorante. Più stupida che vuoi. Sono sposato con l'imperatrice. Che abbiamo deciso che hai letto tutto il progetto, tutto il progetto, cioè, quindi 5 mariti è un'area marmontale, è l'area del sumo dell'imperatrice. Io l'ho scritto tipo obiettivo featuring con l'imperatrice, proprio il nostro obiettivo, poi possiamo smettere di suonare. Sì. Cosa ne pensate della scena musicale italiana nel vostro genere di riferimento? Non c'è spazio. Sì. Non siamo gli unici che fanno una cosa così, assolutamente, non siamo i primi, non saremo gli ultimi, però appunto mi sembra abbastanza chiaro che le tendenze vadano forse da un'altra parte, quindi non lo so, cioè, c'è spazio di crescita, di manovra, di collaborazione, se c'è la volontà. Domanda sui social, li utilizzate, vi piacciono, che rapporto avete con i social? Li odio. Allora, li usiamo ogni cosa. Odio Facebook da morire, lo odio tantissimo, lo usa solo più mia mamma praticamente, devo continuare a usarlo, perché comunque puoi fare gli eventi, tipo su Instagram non li puoi fare bene gli eventi come su Facebook. Instagram è il nostro social principale, perché è quello più... che in realtà è quello che secondo me si sposa meglio con, ma in realtà con una band in generale, perché sì. TikTok poi scali troppo sul fare la roba virale, il ballettino, sì, e seguire le tendenze, invece lì su Instagram puoi mantenere una certa istituzionalità. Sì, ti limiti a documentare effettivamente quello che fai senza sì, per forza inseguire contenuti. Prossime date o prossime uscite, video, pezzi, qualcosa? Ma vuoi fare l'annuncio ufficiale, che non abbiamo ancora detto ufficialmente quando usciranno i prossimi? Perché abbiamo un piano di uscita, sì, effettivamente. Perché sì, in effetti, ieri, cioè 25 novembre, è uscito Tropicalia, il nostro primo singolo, di questo nuovo EP, del quale i vari singoli usciranno a scadenza mensile, abbiamo deciso, quindi il prossimo singolo sarà più o meno questo periodo a dicembre, quindi 26 sotto Natale, Natale uscirà il prossimo singolo, il mese dopo ancora uscirà un altro singolo e il quarto mese e a febbraio chiudiamo l'EP. In più cercheremo di registrare e filmare una live session nostra in cui suoniamo i brani di questo EP. In attivo abbiamo, a parte vabbè quest'ultimissimo singolo Tropicalia, abbiamo lì Stato prontamente reversibile di ridotta attività, madonna che lungo sto nome, è bello, sì, 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 che è il mio primo EP, che è particolare perché è stato tutto registrato con il mio MacBook, ma solo con il mio MacBook, non ho usato microfoni, non ho usato niente, le voci sono registrate col microfono del MacBook, tutto.
tutto, si sentono i rumori della strada mentre si registra. Cioè, voi dov'è che provate? Avete una saletta, qualche posto, qualche locale dedicato? Come vi gestite? È un locale altamente segreto che nell'underground cuneese è noto come il Glasba, però non posso dire di più perché poi mi tagliano le gambe. E se qualcuno volesse cercarvi sui social, dove vi può trovare? Allora, ci può trovare, vabbè, su Facebook con regno-basso, su Instagram con regno-basso, e addirittura su TikTok con regno-basso-band. Tre progetti, tre band, tre esperienze che consigliate, che secondo voi non sono assolutamente da perdere. L'abbiamo detto che era il punto di riferimento nostro, quindi direi l'Imperatrice, tutti da ascoltarla, perché più che altro è un progetto che è molto figo, perché sono una band, ma hanno le radici nella disco, nella French disco, quindi Daft Punk. Vabbè, i Daft Punk a sto punto. Tame Impala. Una cosa di cui vado matto ogni volta che ci ritorna un po' come una droga sono i Beatles, che sono un grandissimo punto di riferimento. Se devo pensare ad altre cose che mi hanno cambiato la vita, ci sarebbe John Mayer. Il terzo sarebbe veramente difficile da dire, non saprei. Quei cosi, tipo Dumbo Gets Mad, che ti piacevano. Però come loro, quanti altri, non faccio adesso. Però loro sono molto belli. No, però buttandoli proprio così a caso, Dijon, canadese, credo, ha fatto uscire un album l'anno scorso, meraviglioso da ascoltare. Parcels, che sono australiani ma stanno in Germania, credo, comunque anche loro più sul funk, non saprei neanche funk, meravigliosi, anni 70, sì. Personalmente Andy Schauf, cantautore folk, per una cosa molto intima, ottimi testi, un po' sconosciuto. Un gruppo che piace un po' meno a tutti, non è proprio nel nostro genere, sono gli Idols, e loro sono molto belli. I primi due album tutti. A me l'ultimo è piaciuto un po' di meno. A me l'ultimo è piaciuto un po' di meno. Se vedranno mai questo video, a menare. I Future Island, che a me piace un sacco, un grande gruppo, il cantante è un pazzo scatenato. E poi il terzo non lo so, io ho gusti musicali molto distanti da forse i King Gizzard fanno Madonna, se ci piace il King molto Gizzard, bello, Gizzard sì. Vabbè, io faccio un po' il mainstream, però essendo ascoltando comunque venendo da grunge anni 90, ti posso dire Smashing Pumpkins assolutamente, in Italia potrei dirti Verdena assolutamente. Terzi non so, però direi Flying Disc, che è uscito il disco poco fa, quindi ascoltatemelo, che sono nostri amici. Volete fare un saluto a chi sta guardando questo video su YouTube? No. Bello cattivo. Agli Idols che sono sotto gli Idols, non capisco. Grazie ciao. Ragazzi, e grazie, buona serata, buon concerto. Bella, grazie. Calimba suonerà, ce ne andiamo al mare, e una calimba suonerà, ce ne andiamo al mare, e una calimba suonerà, ce ne andiamo tutti cazzo, ce ne andiamo al mare, e una calimba suonerà, ce ne andiamo al mare.